C'è una cosa curiosa, perché dice il Vangelo: voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. A chi lo dice? A voi e anche a me, o no? Vale per tutti. Allora mi è venuto in mente di dire: io sono la luce del mondo. Mi sono guardato nello specchio e mi è venuto da ridere, da dire: tu Luciano sei la luce del mondo, ma se sei nato ieri, se non sai neanche che cosa è questo mondo qui, da dove viene, che cosa è fatto, tu non sei per niente la luce del mondo. E credo che sia giusto così. È meglio che non vada mica in giro a dire che io sono la luce del mondo, se no mi prendono e mi legano, mi mettono in manicomio. Ma allora perché Gesù dice: voi siete la luce del mondo? Perché Gesù è saggio. Le cose che dice sono cose vere e buone. Perché dice così? E io non posso dire la stessa cosa dal mio punto di vista. E allora vi spiego il segreto. Avete mai parlato con la luna? Beh, a me capita, non capita mica solo a me, capitava anche a Leopardi, quindi è una cosa vecchia. E delle volte c'è una luna in cielo, che è uno spettacolo grande, quando c'è la luna piena e la notte è una notte serena, è uno spettacolo bello. Si sta lì a guardare la luna e sembra che ci faccia un tantino compagnia. E qualche volta, viene da parlare con la luna e di dirle che siamo contenti o che sono triste, che ho bisogno che la luna mi consoli un po', di sentirla vicino, che la senta amica. Una volta gli ho fatto questo discorso qui, io alla luna. Gli ho detto: ma guarda, luna, a vedere così sei proprio bella, sei luminosa, bianca, in mezzo alle stelle, sei straordinaria. Però, quando gli uomini sono venuti sulla luna a vedere come sei fatta, hanno trovato che sei fatta solo di pietre e di polvere e di roba grigia. Non hanno trovato né una luce, né un pochino uno specchio d'acqua, un terreno, un po' di alberi, di fiori, niente. Terra, roccia, polvere. E dico: sembra che tu sia così bella a vedere di qui, e quando sono venuti a vederti da vicino eri così brutta, sembrava proprio un deserto. E lei dice: hai ragione, Luciano, è proprio così, io sono bella quando rifletto la luce del sole. Quando tu mi guardi nella notte, quello che tu vedi è la luna. Ma è la luna che riflette la luce del sole, che fa da specchio. La luce non viene mica dalla luna, la luce viene dal sole. E dice la luna: vedi, io sono bellissima nelle notti d'estate, ma tutta la mia bellezza viene dal sole. Guarda Luciano, qualche volta quando la terra mi passa davanti e mi nasconde il sole, io scompaio, non mi si vede più. Quando c'è l'eclisse di luna succede così, e quando c'è l'eclisse di luna è perché i raggi del sole non ci arrivano più alla luna, ci si è messi in mezzo alla terra e non ci si vede più. E ho detto con la luna: ho proprio capito, ho capito che tu sei bella davvero, ma che tutta la tua bellezza viene dal sole. Ma ho capito anche un'altra cosa: che io sono la luce del mondo, ma che tutta la mia luce viene dal Signore. Non sono mica io la luce del mondo, io sono come la luna, sono fatto di pietra, sono fatto di polvere, di arena, di queste cose qui. Però quando il Signore mi illumina, quando la sua parola arriva fino ai miei orecchi, poi alla mia testa e poi al mio cuore,
quando il suo amore mi scalda e sono contento perché so che c'è un Dio che mi vuole bene, di cui Gesù mi ha dato l'immagine, il segno, quando succede questo, allora divento bello anch'io, nonostante che sia brutto e vecchio, divento bello anch'io, perché è la luce del Signore che mi rende bello, come rende bella la luna. E così è anche per voi. A guardarvi siete uno spettacolo straordinario, a guardare le vostre... E poi siete anche tanti, mamma mia, fa impressione, una cosa bella. Però è la luce del mondo, lo potete diventare se vi lasciate illuminare da Gesù. Perché Gesù è una sorgente di luce straordinaria, inesauribile. E se vi lasciate amare da Gesù, il suo amore entra dentro al vostro cuore e diventate capaci di amare. E se siete capaci di amare, siete come un sale che dà sapore a tutti i cibi, che li rende mangiabili, che li rende buoni. E la vita è così. Qualche volta la vita è insipida, sa di poco. E quello che ci mette il sapore nella vita si chiama l'amore. Ma l'amore non viene mica da noi. Il nostro cuore, poverino, qualche volta si entusiasma, ma è piccolo piccolo il nostro amore. Ma l'amore di Dio è robusto, è grande, è caldo. E se l'amore di Dio arriva dentro di noi, va a finire che anche noi diventiamo capaci di dare sapore alla vita, al mondo. Ho finito la predica, perché non voglio mica tenerla troppo lunga, altrimenti dopo vi stanco. Però avete capito. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa gli si darà il sapore di nuovo? Non serve ad altro che essere buttato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non si accende mica una lucerna per metterla sotto al letto, ma si mette sopra il candelabro perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Voi siete come la città posta sul monte che tutti vedono e che, da cui tutti ricevono un orientamento. Beh, io ve lo auguro che voi diventiate la luce del mondo e il sale della terra. Però ricordatevi, lo diventate se vi lasciate illuminare da Gesù e se lasciate che l'amore di Dio attraverso Gesù scaldi il vostro cuore. Allora, con la luce di Gesù e del Vangelo, con l'amore di Dio e di Gesù, diventate la luce del mondo e il sale della terra. Io ve lo auguro, perché se nel mondo ci sono delle luci, si sta più, meglio, è più bello il mondo. E se nel mondo c'è il sapore di vivere, si sta molto meglio. Quando la vita è insipida non c'è mica gusto a vivere, non c'è mica gusto a faticare, a lavorare, a impegnarsi, a soffrire, ci vuole un pochino di gusto. Beh, che il Signore vi renda capaci di questo. Auguri e buon lavoro, buon servizio.